Il caso di Lisa Gabriele si riapre dopo 14 anni. Stiamo parlando della 22enne di Rose, trovata senza vita in un bosco nella provincia di Cosenza. Ma omicidio o suicidio? Cos'è successo? Lo abbiamo chiesto a Morena Gallo, giornalista del Quotidiano del Sud, e a Chiara Penna, avvocato e criminologa. La ricostruzione del caso subito dopo la sigla. Ed eccoci ritornati subito dopo la sigla, oggi in compagnia alla mia destra di Morena Gallo, giornalista redazione Quotidiano del Sud, benvenuta. Grazie. E alla mia sinistra Chiara Penna, ciao, avvocato, grazie, e criminologa, benvenuta. Grazie. Siamo qui oggi per discutere del caso di Lisa Gabriele. Morena, tu che ti occupi di cronaca nera e fai questo lavoro nella tua vita, sono passati 14 anni dall'uccisione di Lisa Gabriele, ma chi era questa ragazza e cosa le è accaduto? Allora, dire cosa le sia accaduto è ancora presto perché è stata aperta un'indagine soltanto pochi giorni fa e questo insomma non ci consente al momento di dire con certezza quello che è avvenuto la notte tra il 7 e l'8, anche se il ritrovamento del corpo della ragazza poi è avvenuto giorno 9 nelle campagne di Montaltofugo, precisamente siamo a Parantoro, quindi in montagna. E sicuramente Lisa era una ragazza di 22 anni che proveniva dalla Germania, da familiari italiani, era cresciuta con una zia, aveva vissuto in Germania sino all'adolescenza. Poi decide di ritornare a Rose, quindi siamo a 17 km circa dal luogo in cui poi è stato rinvenuto il suo cadavere. È una ragazza giovane, occhi belli, almeno così la ritraggono in foto, che era spigliata, la descrivono almeno i familiari chiaramente, molto gioviale, innamorata della vita, aveva deciso di stare in Italia pur avendo la possibilità di ritornare in Germania dove era ancora rimasto il padre. Lisa è uscita una mattina da casa, circa 3 giorni prima poi del ritrovamento, per andare a finire delle pratiche burocratiche alla motorizzazione di Cosenza e non è più rientrata. Il suo corpo è stato trovato esanime dopo una segnalazione anonima arrivata ai carabinieri e siamo nel 2005, subito dopo le prime indagini il caso poi fu archiviato. Adesso a 14 anni di distanza si riapre per una segnalazione anonima giunta alla Procura della Repubblica di Cosenza che chiaramente apre uno spaccato io definirei inquietante perché si parla di omicidio. Che non fosse un caso di suicidio come lo si voleva far passare sembrava già chiaro a quel tempo, c'erano persone scusse come persone informate sui fatti, elementi proprio di indagini investigative che non ritornavano, però poi purtroppo in assenza di elementi che avvalorassero l'ipotesi dell'omicidio il PM fu costretto a richiedere l'archiviazione che poi avvenne. Quindi quello che è accaduto è difficile ancora da dire, dovranno essere le indagini a stabilirlo, di sicuro è un caso su cui si è riaperta l'attenzione e su cui si stanno lavorando. A distanza di anni dovranno ripetere accertamenti, c'è un esame autoptico che è già agli atti, ma è davvero omicidio? I fatti farebbero pensare di sì, ma abbiamo bisogno delle prove. Chiara, ritorniamo a quel famoso 9 gennaio del 2005. Come si presentava la scena del crimine? Innanzitutto a me piace sempre fare un preambolo rispetto a queste situazioni, perché quello che noi sappiamo chiaramente è qualcosa che viene in qualche modo trasposto, perché non abbiamo materialmente la possibilità, per fortuna, di vedere gli atti di indagine, perché chiaramente in questa fase, così come all'epoca, è tutto secretato ed è giusto che sia così proprio per evitare che si possa in qualche modo influenzare chi eventualmente è a conoscenza di qualcosa o comunque si possa sostanzialmente intervenire in maniera negativa e condizionare in maniera negativa l'attività di indagine. Quindi
Partiamo da questo presupposto. Da quello che si legge, pare che la ragazza sia stata trovata riversa vicino all'autovettura, a pochi metri dall'autovettura, con diciamo, il corpo prono. Pare che sia stata portata lì. Quella che si è presentata, noi la definiamo la scena del crimine secondaria, perché la scena del crimine primaria, cioè il luogo dove presumibilmente è stata uccisa, perché che si tratti di omicidio è quasi dato certo purtroppo, non sappiamo quale sia. All'interno dell'autovettura pare ci fossero delle bottiglie di liquori lasciati così, consumati chiaramente, e poi delle scatole di psicofarmaci. Non so quale tipologia di psicofarmaci, ecco, capire che tipo di psicofarmaco fosse, per esempio, sarebbe già importante. In ogni caso, è durata poco questa simulazione di suicidio. C'era anche una lettera, pare, una lettera che non si capisce bene se sia stata scritta interamente dalla ragazza o in parte dalla ragazza, perché presa da una pagina del suo diario che è sparito. Quindi c'era una serie di circostanze che dovevano essere già accertate all'epoca, sulle quali probabilmente hanno indagato e che però poi hanno subito uno stop perché non si è arrivati ad individuare probabilmente nessuno nei confronti del quale poter avviare un'attività di indagine, ed è rimasta appunto contro ignoti, e probabilmente per questo motivo è stata appunto emessa questa richiesta di archiviazione, che è stata chiaramente all'epoca accolta dal GIP. Quindi la scena è questa: chiaramente pare che ci fossero due autovetture interessate sul luogo, perché ci sono segni di due tipologie di pneumatici, e probabilmente l'assassino o chi lo ha aiutato guidava l'autovettura della ragazza, e un altro invece guidava una seconda autovettura con la quale poi probabilmente sono andati via. Quindi la scena era questa, ed è stato effettuato il sopralluogo giorno 9. Probabilmente la ragazza è deceduta nella notte tra il 7 e l'8, e il corpo è stato individuato a mezzo di una telefonata anonima. E anche su questo mi soffermerei, io non voglio anticipare niente, però una mia considerazione è che nel 90% dei casi, se c'è una telefonata anonima che arriva dopo qualche giorno, è fatta proprio da uno degli autori o dall'autore stesso, probabilmente anche perché spinto da una sorta di affettività nei confronti della persona alla quale comunque probabilmente era legato da, ribadisco, un legame affettivo che non ha necessariamente una natura amorosa, però chiaramente non si tratta di un omicidio per rapina, per scopi economici, ma sicuramente un omicidio che nasce in un ambito affettivo, e quindi di conseguenza è difficile che sia stato qualcuno di sconosciuto o un passante che, visto il corpo, abbia telefonato. Non ha interesse una persona che non conosce purtroppo il cadavere a non identificarsi, anzi, chi non c'entra nulla di solito aspetta anche gli inquirenti per fornire eventualmente qualche informazione. Assolutamente. Morena, dalle indagini sembrerebbe che Elisa, qualche tempo prima della sua morte, è stata portata all'ospedale in seguito a un'aggressione. Ma ci possiamo basare anche su questo particolare? Allora, innanzitutto non credo che questo sia un dato emerso dalle indagini, e questo è importante specificarlo perché lo ha detto prima Chiara. Insomma, siamo in una fase dove noi non conosciamo l'incartamento che hanno in mano i carabinieri che stanno seguendo il caso. Questo dato si evince invece dalla lettera anonima che poi è stata ciò che ha spinto per la riapertura delle indagini. Questo è un dato che racconta un poliziotto, una persona che si presenta in questa lettera anonima come un poliziotto onesto della stradale, racconta di questa aggressione di cui addirittura si evince dalla lettera sarebbe stato testimone diretto, perché si trovava sul luogo quando è avvenuta l'aggressione. Parliamo di un'aggressione che sarebbe venuta a culmine di una discussione tra il presunto assassino della ragazza è appunto Lisa, che era giunta lì per confessargli di essere incinta, e da lui avrebbe avuto soltanto una reazione scomposta, finita addirittura con schiaffi e pugni. Tanto che i colleghi di questo presunto assassino, che
viene indicato come un poliziotto, hanno accompagnato la ragazza in ospedale. Chiaramente, se vi siano delle certificazioni mediche, se vi sia un referto medico del pronto soccorso, questo noi ora al momento non lo possiamo sapere. È possibile anche che in quella fase sia, se qualora dovesse essere davvero successo questo episodio, io credo che sia più probabile, come succede quasi sempre in questi casi, che non sia stato mai emesso un certificato di questo genere, a meno che non si è dichiarato dell'altro e quindi la ragazza magari abbia subito delle lesioni diversamente, ma non credo che dei colleghi. Qualora dovesse essere vera questa tesi, perché chiaramente sono tutte cose da accertare. Poi parliamo di una lettera anonima, quindi nel 90% dei casi, uso la stessa percentuale che ho usato chiara, nel 90% dei casi le lettere anonime sono un po' ambigue o comunque sono delle lettere che dagli inquirenti non vengono tenute in considerazione al 100%. Questo ha fatto riaprire il caso perché è una lettera precisa, dettagliata, dove addirittura, almeno da quelle che sono le poche informazioni trapelate, perché siamo in una fase di indagine, mi piace sottolinearlo, è una lettera in cui si fa addirittura il nome e il cognome di questo assassino e dei suoi complici, che sarebbero due uomini in divisa. E parliamo di un altro poliziotto e di un carabiniere. Quindi il fatto che lei possa essere stata aggredita, lo dice questo presunto conoscitore di ciò che è accaduto alla ragazza, ma è un dato che noi adesso non possiamo né accertare né smentire. Di sicuro è contenuto nella lettera questo racconto, di sicuro lui ne parla e addirittura quasi come se si trattasse di una sorta di contrappasso. Parla di questo cuscino che Lisa avrebbe messo sotto la pancia per simulare la gravidanza e lo paragona al cuscino con cui Lisa sarebbe soffocata, perché dai pochi elementi che abbiamo, e parlo da giornalista, quindi informazioni, indiscrezioni, pare che l'autopsia abbia rilevato che la ragazza sia morta per soffocamento e che si siano state trovate all'interno del corpo delle tracce di piume, verosimilmente di cuscino. Quindi in questa lettera c'è questa sorta di contrappasso: Lisa che prima utilizza il cuscino per fingere la gravidanza, ma riceve botte, e Lisa che poi viene uccisa da quello stesso cuscino. Ma perché una persona dovrebbe inviare una lettera dopo tutti questi anni? Beh, innanzitutto, leggendo un po' quello che riguarda questa povera ragazza, ci sono delle ricostruzioni nettamente contrastanti, perché prima si parla di una ragazza che in qualche modo poteva essere un elemento di disturbo per questa persona con la quale presumibilmente aveva una relazione. Tanto da addirittura arrivare presumibilmente davanti alla caserma e simulare questa gravidanza, prendere queste botte, quindi insistere probabilmente nel mantenere questo tipo di relazione. Dall'altro lato, invece, c'è la zia che, sentita, ricostruisce una storia di una ragazza che invece viveva un amore malato, così come si definisce, con un uomo sposato che addirittura era andato a casa sua per vederla. La ragazza si era negata, non voleva incontrarlo. Addirittura ho letto che la settimana prima dell'omicidio non usciva di casa perché aveva paura di qualcosa, addirittura voleva andare di nuovo in Germania. Quindi le storie sono due: o è una ragazza che vive un amore malato con una sorta di persecutore che non vuole abbandonarla tanto da arrivare al punto di ucciderla. Oppure una ragazza che vuole continuare la relazione con un uomo che invece non può e quindi è elemento di disturbo. Quindi, come vedi, sono due storie completamente opposte. Potrebbero essere sovrapposte nel momento in cui si ammettesse che queste due persone avessero una relazione appunto malata, fatta da inseguimenti reciproci e da situazioni appunto in qualche modo patologiche. La lettera perché? La lettera, se effettivamente le informazioni che sono contenute all'interno della lettera hanno dei riscontri oggettivi, dei quali non poteva aver conoscenza chi ha scritto la lettera se non, presente ai fatti, se queste informazioni appunto non sono trapelate anni fa, ora, non sappiamo anni fa, quali di queste informazioni erano state effettivamente rese note, allora è effettivamente qualcuno che sa della storia, o perché era presente ed è gli stesso uno di coloro i quali ha effettivamente aiutato
la persona che poi ha materialmente compiuto l'omicidio, o mi viene da pensare come fanno i serial killer, però chiaramente è una ricostruzione che va abbastanza oltre, a volte è proprio chi ha compiuto il gesto che per una sorta di redenzione personale oppure per cercare in qualche modo conforto, comunque arrivare ad una sorta di giustizia rispetto ad un qualcosa con il quale non riesce più a convivere, allora probabilmente è proprio quella stessa persona, ne dubito, però le motivazioni sono queste: o è qualcuno che effettivamente era presente, o è qualcuno che ha sentito dire e magari ha ricostruito questa vicenda perché? Perché conosceva la ragazza e chiaramente l'unico dato certo che c'è è che effettivamente si è trattato di un omicidio, oppure è l'assassino stesso, però su questo aspetto chiaramente dubito. Mi è venuta in mente anche un'altra possibilità, che magari questa storia, sì, del suo amore malato con questo ipotetico poliziotto, effettivamente è un dato reale, magari questa storia sussisteva veramente, però magari non c'entra niente con l'omicidio, nel senso che può darsi che invece la ragazza sia morta per altre ragioni. Chiaramente sempre collegata alla sfera personale, però è anche una possibilità da non sottovalutare, perché questa lettera non deve, chiaramente gli inquirenti non si lasceranno condizionare, accerteranno tutto quello che deve essere accertato in relazione a questa missiva, però chiaramente non è che è una lettera anonima che può indirizzare le indagini, è un pretesto per poter iniziare un'attività di indagine, però quando si trova un corpo, un cadavere, le possibilità sono tre. O è un suicidio e lo abbiamo escluso immediatamente, o è un suicidio, o un omicidio, oppure un incidente. Incidente e suicidio li abbiamo esclusi. L'omicidio può avere una molteplicità di cause, quindi bisognerebbe andare a scavare ancora di più nella vita di questa ragazza e magari escludere delle piste alternative rispetto a quella del movente, per così dire, passionale, posto che da come si è sviluppata la vicenda ritengo che sicuramente sia un delitto non premeditato, nel senso che se fosse stato preparato sarebbe avvenuto in maniera differente. Probabilmente è avvenuto alla fine di una discussione, di un qualcosa che è sfuggito di mano e poi i passi successivi sono stati organizzati, però a mio avviso anche male. Probabilmente oggi con le tecniche investigative che ci sono, che non c'erano nel 2005, nonostante non siano passati tanti anni, probabilmente alcune cose sarebbero state accertate in maniera differente. Ma siamo sicuri che l'assassino sia un uomo e non una donna? Allora, non conosco bene le modalità dell'esecuzione materiale dell'omicidio, non so come è avvenuta perché non ho letto chiaramente la relazione del medico legale. Pare sia avvenuta per soffocamento. Ora, il soffocamento può essere anche una modalità femminile, assolutamente sì. Però non so se, per esempio, sul corpo della ragazza ci fossero dei segni di difesa. Sicuramente, come dicevo prima, non è qualcuno che ha premeditato l'omicidio. Perché? Perché se io lascio psicofarmaci e alcol facendo pensare che si tratti appunto di un suicidio, se io l'ho preparato prima, come minimo la faccio bere o comunque somministro qualcosa. È importante, come dicevo prima, stabilire la tipologia di psicofarmaco, perché gli psicofarmaci non è che possono essere acquistati così come se nulla fosse. Per cui qualcosa dovrebbe, qualche elemento investigativo su questo aspetto dovrebbe esserci. Che sensazioni avete in base a ciò che è emerso finora? Elena. Allora, io personalmente riavvolgo un attimo il nastro e continuo un attimo sulla lettera perché cioè, questa lettera lascia moltissimi dubbi, non solo perché arriva dopo 14 anni e magari può essere realmente il collega che vuole trovare una pace interiore come egli stesso scrive, però a essere un po' malpensanti, non per citare Andreotti, ma a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca, potrebbe anche essere considerata l'ipotesi secondo cui questa lettera non sia stata scritta da un solo poliziotto, magari è stata scritta da un gruppo di persone che mirava proprio ad ottenere quello che poi è avvenuto, cioè la riapertura del caso. Quindi è una lettera molto costruita bene, piena di, almeno così, da quello che è emerso, i pochi passaggi che sono emersi,
controversi, piena di figure retoriche, piena di, come dire, metafore, similitudini. Quindi, sicuramente chi l'ha scritta, se è stata una sola persona, l'ha scritta bene, con criterio, però, ci sono alcuni elementi, e lo dico da giornalista, quindi da persona che, legge oltre le righe. Dice, bada un po' anche agli artifizi che si usano quando si scrive, una lettera che indubbiamente, a mio avviso, sembra una lettera, come dire, ben soppesata, una lettera ben costruita. Quindi anche su questa lettera, insomma, ci potrebbero essere parecchie questioni. La sensazione che ho io è sicuramente una cosa personale, chiaramente l'omicidio pare ovvio, perché la scena. Se vogliamo, è stata pure grottesca, lo diceva prima Chiara, quantomeno se tu premediti una cosa, organizzi bene. Invece lì è stato come un voler far passare una cosa, ricostruendola bene, ma in maniera davvero grossolana, perché poi ovviamente su un cadavere vengono fatti gli accertamenti specifici, che sono alcolemici, tossicologici, e se nel corpo non trovi niente, è chiaro che tutto quello che tu hai creato lì con i farmaci, il whisky e via dicendo, si rivela del tutto inutile. La cosa inquietante è il furto che è avvenuto nel giorno stesso del ritrovamento nella casa della ragazza, perché è inquietante in che senso? Sono entrati, non solo sono entrati in casa e hanno fatto sparire questo presunto diario di cui parla la zia, ma di cui raccontò anche all'epoca dei fatti, un'agenda dove lei appuntava tutto, agenda che qualora dovesse essere trovata, anche se probabilmente è già in mano a chi ha commesso il delitto, potrebbe avere una pagina strappata, che verosimilmente potrebbe essere la stessa pagina che è stata trovata sul luogo del delitto, perché noi non conosciamo gli atti, però da quello che è trapelato, questa lettera sarebbe stata scritta in gran parte da lei, poi una parte, e questo sarebbe contenuto nella perizia calligrafica, la parte proprio dell'addio, quindi la parte per avvalorare l'ipotesi del suicidio, sarebbe stata aggiunta da una seconda mano. Questo furto avvenuto in casa fa sparire il diario, ma non solo, fa sparire tutte le foto di Lisa. Infatti è difficile pure per noi reperire, nei nostri archivi non c'è niente praticamente perché rimane soltanto una foto che custodisce sua zia in casa, abitazione dove non sono entrati, quindi quasi a voler cancellare completamente la vita di questa ragazza. C'è una discrasia però ovviamente perché se il furto avviene contemporaneamente al ritrovamento e il foglio viene trovato sulla scena del crimine, due sono le cose. O questo diario non è stato rubato in quel giorno e probabilmente Lisa lo portava con sé, quindi probabilmente è avvenuto questo. Quindi questo sarebbe anche da far coincidere con un altro elemento. Chi ha ucciso Lisa la conosceva bene perché addirittura sapeva che lei annotava tutte le sue cose su questo diario. Oppure questo diario è stato prelevato precedentemente in altro modo e poi si è ritornati in casa per trovare dell'altro, qualora ci fosse. Ci sono tante dichiarazioni in realtà sulla storia di questo diario, anche perché in questi giorni gli inquirenti stanno ascoltando di nuovo tantissimi familiari, stanno ripartendo da dove praticamente hanno lasciato 14 anni fa, ci sono pure su questo diario parecchie tesi contrastanti che ovviamente dovranno valutare. Io credo che, per come la descrivono, perché poi noi giornalisti andiamo sul posto, cerchiamo di parlare con le persone, chi si ricorda di lei, chi non si ricorda di lei, in realtà viene descritta come una ragazza che probabilmente non aveva solo questa relazione amorosa, probabilmente lei aveva un'altra storia amorosa o comunque in passato ne aveva avute alcune che erano durate poco, altre più durature, quindi una ragazza molto corteggiata, una ragazza bella, sicuramente potrebbe aver dato fastidio a qualcuno. Potrebbe essere la tesi dell'omicidio passionale, quindi quest'uomo geloso, però mia sensazione, quest'uomo poteva essere effettivamente malato, possessivo, quello che vogliamo, però ci sono due narrazioni diverse, cioè era Lisa che voleva stare a tutti i costi con lui, tanto da fingere quel cuscino, o era lui che era così malato da non accettare eventuali altre relazioni della ragazza? Quindi,
Cioè, secondo me è da qui che bisogna partire, perché se no anche il movente diventa un attimo particolare. Paura che Lisa potesse andare a parlare, potesse a voler avere un ruolo diverso, magari non essere più la sua amante, ma è possibile. Però bisogna un attimo prima fare chiarezza su quale sia la storia vera, cioè se sia Lisa la donna che voleva la ragazza, perché poi era una ragazza, la ragazza che voleva stare con lui, o se fosse lui che non accettava un eventuale fine di relazione. Questo è sicuramente, secondo me, un punto cruciale per cercare di capire quanto è avvenuto. E poi un altro elemento che mi viene da pensare è c'è stato molto eco mediatico su questa storia. Lo dico un po' contro i miei interessi perché noi sostanzialmente dobbiamo fare questo, però quasi il tempismo perfetto con cui si riapre l'indagine, si muove il circuito mediatico, diciamo, mi fa pensare che dietro ci sia comunque qualcosa di più organizzato. Mi spiego. Se questo presunto poliziotto è in giro che ci sta guardando, ci sta sentendo, no? Cioè, allora saremmo davanti pure, ipoteticamente, Chiara mi può correggere, cioè si rappresenterebbero anche le possibilità di un pericolo di fuga, potrebbe allontanarsi. Quindi parlarne così, facendo dei riferimenti, quindi o questo poliziotto non è più qua, o questo poliziotto ha altri problemi, si trova in altro posto. Oppure questo poliziotto non esiste e quindi si è cercato di riaprire il caso per. Oppure non c'entra niente questa storia. Qua intervengo come, prima di tutto, avvocato penalista e poi come criminologa. Come ribadivo prima, non vorrei che questa lettera condizionasse a tal punto da far sì che si possa arrivare a costruire una storia per arrivare a confermare quella che è un'ipotesi, cioè esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare quando si fa un'indagine. Io non credo che gli inquirenti si Lascia lasceranno condizionare. condizionare da questo, chiaramente ne parliamo perché siamo in questa sede. Come dicevo prima, il fatto che lei avesse o non avesse questa storia complicata con questa persona, che fosse lei a seguire lui o viceversa, non importa, non esclude il fatto che questa situazione non c'entri niente con l'omicidio. Anche il discorso del diario, come dicevi tu, è poco chiaro. Può darsi pure che è stato proprio chi aveva una storia con lei o un'altra persona che aveva una storia con lei che si è preoccupato di prendere il diario per evitare che si potesse arrivare a lui, a lei, non so, per evitare che si creassero dei sospetti intorno ad una persona che non c'entrava niente. Le foto, è strano che siano state prese tutte le foto, se è vero, ribadisco, non lo sappiamo, noi sappiamo tutte, siamo a conoscenza di informazioni che ci vengono trasposte, quindi sono già, per quanto mi riguarda, contaminate nel loro significato. Può avere un significato diverso perché prendere le foto di qualcuno non ha senso se non volersi, non sempre, come dicevi tu, cancellare il ricordo di questa persona, magari invece conservarlo solo per sé. Non ha senso prendere le foto se io, per esempio, in quelle foto non ci sono, magari prendo solo le foto, che mi interessano o che possono collegarmi a quella persona. Per cui è tutto abbastanza complicato, per cui si dovrebbe partire dalla base. Ripeto, questo discorso di psicofarmaci non è da sottovalutare, a meno che non sia qualcuno che abbia disponibilità in tal senso, e purtroppo non arriveremo mai, è passato diverso tempo. Dalle tracce concrete bisogna partire, più che dalle storie, dai pettegolezzi, dai racconti, perché se no, ribadisco, sì. Cerca in tutti i modi di trovare riscontro a dei fatti e se ci si impegna in questo, il riscontro si trova e poi si arriva a compiere degli errori giudiziari madornali e ci rimettono le persone che effettivamente poi non c'entrano assolutamente nulla. Ma si può parlare di una vicenda, cioè la vicenda di Lisa è un classico cold case. Secondo te quante speranze ci sono affinché si venga a capo? No, è possibile, non è passato tanto tempo, quindi ritengo sia possibile. Ma Ci hanno sono ancora casi. validità anche Dipende dal i tipo di rilievi? rilievi che hanno fatto. Allora, se ci sono delle tracce, per esempio, biologiche, se sono state repertate bene, conservate bene, sì,
C'è il caso della contessa Filo della Torre che è stato risolto dopo anni perché era stato conservato bene un reperto dal quale hanno estratto una traccia di DNA esaminabile e compatibile poi con quella di colui il quale si è rivelato l'assassino, ma la persona che in quel caso era stata individuata a prescindere dalla traccia biologica. La traccia biologica poi è servita sostanzialmente da ciliegina sulla torta per dare conferma ad un impianto accusatorio che già da solo reggeva. Quindi non si può partire dalla traccia scientifica per dare validità a tutto quello che ci sta dietro, perché in questo modo si compiono gli errori giudiziari, perché se questa ragazza aveva una relazione con un uomo X e trovano delle tracce biologiche dell'uomo X sulla ragazza o in macchina della ragazza, per quanto mi riguarda, da un punto di vista difensivo e processuale, non ha nessun valore. Perché se io ho una storia con questa persona, ci stanno le mie tracce biologiche su quella persona e nell'autovettura. Quindi bisogna capire, bisogna partire dalla lettera, dalla calligrafia, dalle tracce degli pneumatici, dai dati concreti. Invece il cuscino. E il cuscino, non so se ci sta davvero questo cuscino. Hanno trovato, pare, delle tracce nei polmoni a seguito Però è dell'esame sparito. ottica, dell'esame ottico, però sì, bisogna capire che tipo di cuscino. Ecco, questo tipo di tracce non credo che potranno poi trovare un confronto perché sono passati tanti anni, però per il resto sicuramente sì, è possibile. Ma è un cuscino che si trovava prima a casa di Lisa. Ma non si sa perché, come ribadivo prima, non si sa neanche dove è stata uccisa questa ragazza, perché quello non è il luogo del delitto, quello è il luogo del ritrovamento, è stata portata lì. Magari è morta in un'altra zona, magari è morta a casa dell'assassino, degli assassini, dell'assassina, non lo sappiamo. Quindi purtroppo, ecco, individuare per esempio un sospettato, fare un sopralluogo nell'abitazione del sospettato, magari dopo diversi anni non darà nessun riscontro, soprattutto perché non è stata uccisa lasciando delle tracce ematiche, per esempio. Ecco, le tracce ematiche possono essere ritrovate e ricercate anche se latenti, anche se si cerca di cancellarle, rimangono perché è difficile cancellarle tutte. Però pare che sia morta per soffocamento, quindi lì è difficile che siano rimaste ancora delle tracce della ragazza o del passaggio della ragazza. Però non si sa mai, insomma. La lettera ricevuta ha mandato un messaggio forte, quindi ha accusato una persona in divisa, ha scosso un po' la comunità questa notizia. In realtà accusa e vede nei panni di assassino un uomo in divisa e vede come suoi complici altre due persone in divisa, perché si parla, come dicevo prima, di un maresciallo dei carabinieri e di un altro collega di questo poliziotto che avrebbe ucciso la ragazza. La cronaca ci consegna tantissime storie di divise, lo metto tra virgolette, infedeli, quindi se vogliamo un po' l'opinione pubblica è brutto da dire, però è quasi abituata a storie del genere, lo sentiamo tutti i giorni, anche perché poi cioè, la divisa sì, dovrebbero saper controllare meglio di chiunque altro le emozioni, però ricordiamoci che dietro ci sono uomini e questo è forse un aspetto che Chiara può analizzare meglio di me, perché il fatto che uno indossi una divisa, ma la divisa come qualunque altra cosa, non è sintomatico del fatto che si è migliori oppure si è peggiori. Siamo comunque uomini che davanti a delle cose, specie quando si ha a che fare magari con i sentimenti, con gli affetti, non siamo in grado di controllarli o comunque entriamo a far parte di quello che è il tutto, no? Non importa più quale vestito indossiamo giornalmente. Quindi, il fatto che siano una divisa, certo, rende magari alla massa, rende la cosa un po' più cruenta, un po' più brutta, porta sfiducia, però del resto stiamo parlando sempre di uomini. La gelosia è un qualcosa che cioè, non è un sentimento che prova chi fa un mestiere piuttosto che un altro, credo che un po' tutti, ma ripeto, questo Chiara forse è un aspetto che può analizzare meglio di me perché appunto si tratta di qualcosa che a livello psicologico, quando uno commette un crimine, no? Scatta quel qualcosa a livello psicologico, a meno che non parliamo di criminalità organizzata, dove comunque
Entriamo in un altro settore dove ci sono degli schemi, dei ruoli, si fanno delle scelte a monte, ma quando parliamo di omicidi come presumibilmente questo, che possa essersi trattato di raptus oppure di qualcosa di premeditato, però siamo sempre nella sfera di un omicidio che matura in preda a un sentimento, una pulsione, un qualcosa che si sente, quindi è più un aspetto psicologico che credo entri più nell'ambito suo. Sì, beh, non, co come dicevi tu prima, non, purtroppo non mi stupisce, nel senso che sono, per quanto mi riguarda, persone come le altre, quindi hanno gli stessi meccanismi di funzionamento, soprattutto quando si tratta, eventualmente della sfera affettiva, se effettivamente si tratta di un soggetto che, chiaramente veste una divisa. Credo che sia difficile che siano coinvolti altri uomini in divisa, nel senso che mi sembra strano che addirittura un carabiniere o un altro poliziotto si siano preoccupati di aiutare questa persona. È possibile che qualcun altro, se effettivamente è stato un poliziotto, sia venuto poi a conoscenza della vicenda, quindi qualche collega, qualcuno fortemente vicino a questa persona, ribadisco, se è così, allora probabilmente chi materialmente si è preoccupato oggi di scrivere la lettera. Quando avvengono queste cose, questi fatti, quando qualcuno compie un fatto così efferato e c'è qualcun altro che poi si preoccupa di aiutarlo, sia aiutarlo ad alterare poi la scena, sia ad aiutarlo per esempio a fuggire, si tratta solitamente di persone con un rapporto molto stretto, o fratelli, sorelle, genitori. È difficile che un estraneo si presti a questo per così tanto tempo e non crolli immediatamente dopo. È possibile nell'immediatezza, però è difficile che questa cosa regga per molto tempo. A meno che, appunto, poi non si provi a liberarsi di questo peso, magari scrivendo una lettera del genere. E addirittura si è coinvolto anche un carabiniere, ribadisco, mi sembra strano, già mi riesce difficile pensare che siano due poliziotti che abbiano architettato tutta questa storia, ma aggiungerci una terza persona mi sembra troppo. Però purtroppo è possibile, magari è intervenuto in un secondo momento, più che aiutarlo, magari ha taciuto, può essere questo, ma che abbia materialmente contribuito, no, questo non esclude una sorta di responsabilità dal punto di vista penale, però chiaramente ha un peso differente. Mi riesce difficile immaginare che vanno tre persone, un carabiniere, un poliziotto, un altro amico poliziotto e creano tutta questa cosa. È possibile che sia qualcuno vicino comunque agli ambienti proprio per il tentativo di simulazione del suicidio. Perché una persona che non è avvezza a questo genere di cose, non dico che chiamo, si costituisce, magari cerca di riorganizzare il tutto per rimanere impunito, però magari non con questa precisione, anche se, come dicevo prima, rimasta un po' a metà, perché non puoi simulare un suicidio in quel modo. È chiaro che proprio se sei un poliziotto, se sei una persona che è avvezza a questo tipo di situazioni per lavoro, chiaramente sai che il giorno dopo faranno l'autopsia e non troveranno nulla di quello che tu hai cercato di far credere che abbia ingerito o abbia assunto. Quindi lascia un po' il tempo che trova tutta la ricostruzione, insomma. Diciamo che magari presi anche dal panico, dal No, momento, panico non credo, panico non credo. Il passato del panico, tempo sì, pure. secondo me sarà passato. È possibile pure se la ragazza è morta effettivamente tra il 7 e l'8, è possibile pure che siano rimasti un giorno a capire che cosa doveva fare, che cosa dovevano fare, e poi abbiano deciso di portarla lì e poi abbiano telefonato. Però ribadisco, non credo siano 3-4 persone, al massimo 2, sinceramente. Sì, che poi si avvalora questa cosa anche dalle macchine, perché uno ha Sì, dovuto per forza guidare la guidare. macchina di Lisa e l'altra sarebbe l'auto che poi Sì. ha preso il presunto assassino, insomma, chi ha lasciato il corpo, che poi tra l'altro il corpo era pure in una posizione Innaturale. innaturale, cioè non lasciava pensare assolutamente a un suicidio perché era tutto in contrazione e poi proprio adagiata, come se appunto qualcuno ti prende e ti poggia. Qualcuno che non ti ha buttato lì perché non ti conosce, qualcuno che lo fa
in maniera anche sofferta, passato il momento dell'impeto, più che il raptus non esiste né in psichiatria, né in psicologia, né in criminologia, più un termine ovviamente giornalistico che serve a spiegare il momento di Sì, perdita rendere di controllo. Però è sicuramente un delitto nato nell'ambito affettivo, che può essere di natura amicale, amorosa, può essere anche compiuto da un soggetto che non è necessariamente un uomo, può essere un omicidio compiuto al culmine di una lite, ma secondo me è stato un momento che si è esaurito in pochissimi secondi, che hanno fatto perdere di vista un po' la realtà. E quando ci si è resi conto di quello che si era poi generato, si è pensato a come riparare. Ribadisco, sicuramente non ha fatto tutto da solo, però neanche coinvolgendo un gruppo di persone. Mi pare improbabile. Se invece è accaduta una cosa del genere, beh, è abbastanza grave, soprattutto perché è stato coperto tutto. Bisogna ammettere questo, allora. Perché fare una cosa del genere comporta una serie di conseguenze. Per esempio, ho letto dell'investigatore privato che era stato assunto dalla famiglia per cercare di ricostruire un po' la vicenda, o comunque le ultime ore di vita di questa ragazza. Come dicevi tu prima, pare sia uscita per portare dei documenti o prendere dei documenti alla dopo una motorizzazione, settimana che dopo era una stata a settimana che era rimasta casa. in casa. Invece c'è un'altra ricostruzione che dice: no, è stata telefonata da qualcuno ed è scappata. Quindi sono due cose diametralmente opposte. Quindi se è uscita per fatti suoi, e allora ancora di più è stato un omicidio situazionale, quindi si è trovata in quella situazione e si è compiuto il fatto. Oppure è uscita come scusa dicendo alla famiglia che andava a prendere o a portare questi documenti e non era vero, doveva incontrare qualcuno che non poteva incontrare o che non dovevano sapere che la ragazza poi avesse incontrato dopo. Oppure, se è vero il discorso della telefonata, allora è uscita, perché doveva incontrare qualcuno che magari non la chiamava da tanto tempo e allora ha aspettato quest'occasione per poterlo vedere. E quindi cambia tutto la ricostruzione quella che noi definiamo criminodinamica e criminogenesi del fatto, che da un punto di vista poi processuale non cambia nulla, perché è sempre omicidio volontario con una serie poi di aggravanti, con occultamento di cadavere e con una serie di altre fattispecie che possono in qualche modo verificarsi. Però cambia per gli inquirenti in questa fase, per cercare un attimo di capire quella che può essere stata l'origine di questa vicenda. anche perché ci sono tanti elementi contrastanti, tanti dubbi, tante domande. Con questa lettera anonima inviata ormai si sta un po' ripercorrendo anche quello che è successo 14 anni fa. Lo vogliamo lanciare un hashtag? Prego, lo Allora, lasciamo fare alla no, conduttrice. no, cioè, prima avevo pensato a verità per Lisa, Sì. se voi siete Sì, del d'accordo. resto credo che sia l'obiettivo a cui si dovrebbe mirare. Non so se, appunto, come diceva prima Chiara, credo che il tempo non sia eccessivo da poter rimettere le cose a posto. Però bisogna capire bene, sicuramente luce va fatta su questo caso e Sì. la giustizia richiede questo, e quindi sicuramente verità per Lisa è un hashtag che sta benissimo, perché è un caso che non può rimanere irrisolto. Vabbè, ce ne sono tantissimi casi Sì, irrisolti nella però storia. i casi, diciamo, sì, a parte quelli che purtroppo conosciamo anche qua in Calabria, che sono anche più risalenti Datati, rispetto certo. a quello di Lisa, il dato certo è che non è un suicidio, perché ci sono dei casi, i cold case, così come li chiamano, sui quali c'è anche il dubbio, ma si tratta di suicidio, si tratta di omicidio, si tratta di un incidente, però hanno indagato queste persone. No, qui non abbiamo dubbi, è sicuramente un omicidio, e quindi se è un omicidio Dobbiamo bisogna fare verità. trovare. Sì,
i responsabili, perché è giusto che sia così, quantomeno per dare delle risposte ai familiari. Poi chiaramente la giustizia penale non è una forma di vendetta nei confronti dell'autore materiale del reato, anche perché, ribadisco, io sono un avvocato penalista prima di tutto, e quindi dietro queste storie ci sono dei drammi enormi che investono prima di tutto chiaramente la vittima del reato che vittima è, vittima rimane, così come tutta la famiglia. Dietro chi arriva a compiere questo genere di fatti, ci sono delle realtà altrettanto drammatiche che non sminuiscono assolutamente il gesto efferato che è andata a compiere, ma danno una spiegazione. E dare una spiegazione serve a tutti, è fondamentale. Quindi ribadisco. Credo che gli elementi per poter arrivare ad una ricostruzione, ad una verità opponibile a tutti, sia possibile, ci sono. E speriamo che arrivi in tempi brevissimi. Io credo che poi, qua ripeto, lei è più esperta di me perché poi noi ci limitiamo, abbiamo ruoli profondamente diversi, noi giornalisti ci limitiamo a raccontare, quello che sostanzialmente avviene in quel I momento. bravi I bravi giornalisti. giornalisti ci limitiamo a raccontare quello che avviene in quel momento, eppure per noi storie come queste sono particolarmente complicate, non solo perché ci troviamo, a dover scrivere, cercare di fare chiarezza anche noi tra tutte queste cose, ma soprattutto ci troviamo a dover scrivere senza aver letto nulla di quello di cui stiamo parlando, perché questo io ci tengo a ribadirlo, tutto ciò che abbiamo detto noi oggi sono indiscrezioni, sono informazioni. È probabile anche che noi oggi abbiamo sostenuto una tesi che gli inquirenti hanno già scartato. Esatto. Noi non siamo tenuti a sapere quello che i carabinieri stanno valutando, non siamo tenuti a sapere ciò che magari eventuali persone informate sui fatti hanno detto, perché nella lettera sono indicate due amiche della vittima. Ma noi non possiamo sapere se queste due amiche abbiano già parlato con i carabinieri, se abbiano dato utili informazioni. Magari abbiamo ipotizzato un qualcosa che è già stato escluso, così come è possibile che abbiamo ipotizzato qualcosa che minimamente azzecca con questa storia, così come è possibile che sia stato già accertato che questa lettera è fittizia, che questa lettera sia stata, come dire, un escamotaggio di Giusto per riaprire qualcuno il per caso. aprire il caso, perché poi questa è la procedura penale, non inventiamo niente. Per riaprire un caso ci Ci devono essere vogliono degli elementi concreti. nuovi elementi concreti, quantomeno non oggettivamente già prove, però una lettera di questo tipo, fitta, scritta al computer, due pagine, precisa, con tanti di nome, referenze, accadimenti. Allora, o sono cose che erano già emerse in quei tempi, quindi magari persone scusse, accertamenti Magari qualcuno che non d'indagine. era stato neanche ascoltato ha voluto dire la sua. No. Ma io credo che comunque è Io penso difficile. che le persone effettivamente che potevano essere all'epoca interessate siano state sentite. Cioè non parliamo di fatti degli anni 60, degli anni 70, dove c'era tutta un'altra modalità, c'era un altro tipo di procedimento penale, il procedimento penale inquisitorio, fino agli anni 80 sostanzialmente. Stiamo parlando del 2005. Io non credo che si siano lasciati scappare informazioni così importanti, così rilevanti. Quindi ritengo che sì, qualcosa non è stata valutata, però le persone che dovevano essere ascoltate all'epoca ritengo siano state Che poi ascoltate. l'archiviazione, cioè, avviene perché? Perché è arrivato a un certo punto, quando tu indaghi, 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 però non arrivi, poi per forza devi archiviare, cioè, che si fa? Non si può continuare, devi partire dagli elementi, da indizi che poi portano a prove, che poi diventano sospetti nei confronti di qualcuno che viene iscritto poi nel registro degli indagati e così si va avanti. Se non si ha minimamente idea, è chiaro che si chiede la richiesta di archiviazione ed è altrettanto normale che un GIP,
anzi in CUP, diciamo che... No, è il GIP perché se il pubblico ministero fa la richiesta di archiviazione, magari le persone offese si oppongono, però è normale perché la zia, i familiari, io personalmente lo dico come esperienza diretta, li ho viste tantissime volte in tribunale, perché evidentemente io credo che per una famiglia sia anche normale, è una ragazza che uno ha cresciuto, quando tu sai che magari non faceva uso di alcol, non faceva uso di droghe, ne sei certo perché magari la pratichi, anche se la certezza magari non si può avere mai, tu vuoi giustizia, quindi magari più volte la famiglia, anche per tramite del legale, di questo investigatore privato che pare, ovviamente noi non abbiamo traccia, si sia ritirato sotto minaccia, e questo è un elemento che non è da tanto da sottovalutare, perché nella lettera, almeno sempre secondo indiscrezioni, io lo sottolineo perché io materialmente la lettera non l'ho letta, così come credo non l'abbia letta nessuno al di fuori di chi l'ha scritta. Me lo auguro. Perché sarebbe grave se qualora dovesse arrivare nelle mani anche nostre, sarebbe gravissimo, perché è indirizzata alla Procura della Repubblica. In questa lettera quest'uomo, presunto assassino, viene descritto come una persona violenta, come una persona brutale, anche nei confronti dei colleghi, quindi non limitatamente al rapporto che aveva con la ragazza. Quindi questa storia dell'investigatore privato potrebbe essere vera, potrebbe essere reale che sia stato intimidito, però insomma sono tutte, siamo sempre nel campo delle ipotesi, noi oggi qua stiamo... parlando di cose che comunque... Se anche all'epoca hanno fatto nome e cognome, mi sembra strano che sia così importante e potente da far archivare un'indagine. Esatto. Questo che mi sembra assolutamente quindi improbabile. Quindi direi comunque di rimandare a chi... esatto. Diamo il tempo alla giustizia di fare il suo corso e valuteremo. È chiaro, poi senza nemmeno troppo ipotizzare, perché questa sì, persona dire si potrebbe trovare ora, perché parliamo di una persona che magari è sposata, ha di essere figli, facilmente identificabile perché poi se questi avevano una relazione qualcuno li ha visti in passato, qualcuno ne parla e in paese i rumors ci sono sicuramente, la famiglia stessa, insomma è stato detto in una trasmissione nazionale, la famiglia stessa, la zia ha detto che lei conosce questa persona, sì. Quindi stiamo parlando comunque di una persona che è identificabile, magari questa persona si scoprirà in un futuro che non c'entra niente con questo omicidio e magari noi siamo andati a fare un processo già mediatico a una persona che gli stiamo rovinando in qualche modo la reputazione, anche la carriera, perché se qualora dovesse essere davvero un poliziotto, stiamo accusando, anche se senza fare nome e cognome, ma ripeto, potrebbe essere identificato da chiunque, stiamo accusando qualcuno che magari non ci arriverà mai a un processo perché non c'entra niente, quindi non sto parlando di qualcuno che arriva a processo e poi viene assolto, sto parlando di qualcuno che probabilmente non arriva mai a dover sedere in un'aula giudiziaria, quindi sicuramente dobbiamo aspettare quello che saranno poi gli elementi oggettivi che potranno dare soltanto gli inquirenti. Assolutamente sì. Se volete aggiungere qualcosa, perché abbiamo detto un po' tutto, abbiamo fatto un quadro generale e abbastanza approfondito su certi aspetti di quella che è stata, di quello che è emerso nei rilievi fatti in passato, nella lettera ricevuta qualche giorno fa. Io vi ringrazio per essere state qui ospite. Grazie da noi. Grazie a te. Oggi Morena e Chiara. Sì, pensavo al cognome, Penna. Sì. Grazie davvero per essere state qui, per aver affrontato questo argomento insieme a noi di A Tu per Tu. E invece con voi a casa ci vediamo ad una prossima puntata, sempre qui. Rimanete connessi A Tu per Tu.